L'ultimo giorno e mezzo. Ci tengo a sottolineare la necessità che la nostra onestà intellettuale sia qui dichiarata e dimostrata nel restare attinenti al tema di questa legge e nel non voler necessariamente parlare d'altro, perché forse non si è in grado di difendere le proprie posizioni rispetto all'essere contrari a una legge che di fatto vuole semplicemente dichiarare e riconoscere nei fatti che questa provincia non intende sostenere, anzi si attiva per rimuovere ogni ostacolo, o meglio ogni esistenza di discriminazione nei confronti delle persone e delle loro libere scelte affettive. Siccome a mio avviso non si riesce a dimostrare che si è contrari a una legge che è contro l'omofobia, che vuole rimuovere discriminazioni e che vuole riconoscere diritti, allora si parla d'altro. Guardate, non c'è bisogno che io stia a ripetere, l'ho già detto su tutti i giornali, lo ripeterò continuamente, la mescolanza di questo tema, che è quello del riconoscimento dei diritti di affettività, non ha nulla a che fare coi percorsi di educazione alla relazione maschio-femmina che stiamo facendo nelle scuole, che si chiama pari opportunità, che ha per scopo quello di fare quell'azione culturale che ci diciamo ogni volta che muore una donna o che viene picchiata o violentata. C'è un lavoro culturale da fare. Bene? Facciamo questo lavoro culturale di rispetto fra i due generi, si chiamano generi, sì, si chiamano generi, in inglese si dice gender, la teoria del gender, per cui i due generi, i due sessi sono uguali, non esiste, punto. Oggi la ministra Giannini ha dichiarato che è pronta a denunciare chi continua a dire queste falsità. Allora guardate, semplicemente io non ho bacchettato l'amministrazione di Novaledo, ho chiesto all'amministrazione di Novaledo di non insultare la provincia, perché la provincia autonoma di Trento è responsabile di quello che viene insegnato sul nostro territorio. Sul nostro territorio la masturbazione ai bambini di 4 anni, come l'amministrazione di Novaledo ha messo in giro, non esiste, e quindi la pubblica amministrazione provinciale, che ha la responsabilità di erogare il servizio di istruzione ed educazione su questo territorio, deve tutelarsi dalle notizie false e infondate che vengono messe in giro, a maggior ragione se è un'amministrazione pubblica che crea questo procurato allarme. L'amministrazione pubblica di Novaledo ha fatto uno scivolone che ha opportunamente corretto, sì, organizzando la serata a cui ieri sera voi avete partecipato con entusiasmo, laddove, sì, ieri sera ha fornito le informazioni corrette, perché qua non si tratta di posizioni politiche, qui si tratta di quello che viene fatto veramente e di quello che invece si mistifica. E soprattutto qui stiamo mistificando il fatto che con la legge che si approva oggi si parla di quello, oggi noi parliamo di altro, qui noi siamo a difendere diritti delle persone. Grazie Assessora Ferrari, dichiarazione di voto